Attenzione, 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 attenzione. Attenzione, Ma da quanto tempo state in cassa integrazione? Adesso è finito il lavoro. Per l'edilizia, cioè noi dobbiamo rilanciare l'edilizia dei lavori pubblici, però come? Ristrutturando un po' di cose che abbiamo, ma ristrutturare tutto quello che abbiamo di pubblico, di privato, perché dobbiamo abbassare le bollette elettriche, dobbiamo lavorare. Quindi noi abbiamo un piano su questo che porterà fino a 10.000 posti di lavoro in più in Campania, con gli ecobonus, con la ristrutturazione dell'edilizia pubblica. Il punto è, speriamo che riusciamo ad entrare in questa regione e di riuscire ad incidere sulle scelte veramente lì a governarla. Io penso che non è una cosa che non è. Mi puoi dare un po' di calma? Questo è il mio numero. Se non rispondo con SMS, Thank you.
Allora, io credo che il livello di comunicazione non sia ancora molto presente, nel senso che la comunicazione più del giorno è stato a Leni, è stato presente. Solo che voi vedete anche molto che noi, perché il movimento si evolve ogni giorno, abbiamo sempre detto, quindi non possiamo pensare che faccia di nuovo 100 tappe dello tsunami tutto come noi adesso ci distribuiamo un po' di responsabilità nel territorio e quindi ognuno di noi dà quello che può. Non credo che sia una prova di maturità, perché noi eravamo già cresciuti. Oggi il movimento sicuramente sta evolvendo, cambia i volti. Tra due anni magari non ci sarò più io e Figo, ci saranno altri volti ancora. È un movimento che continua a evoluzionare. E in quattro anni, in cinque anni, ci siamo passati da un grillo sempre e solo megafono del movimento che era molto conosciuto a volti che comunque adesso riescono a essere. Questa è la mia sfida, cioè far essere questo movimento una comunità e mantenere fede in quegli grilli, io faccio la startup, poi spero che ma non ci sarà mai un momento in cui il grillo si farà la parte, perché questo movimento ha bisogno di tutti coloro che lo guarda, io non lo so, perché questa è una regione in cui per una serie di condomini la Boschi stamattina in maniera ignobile diceva che De Luca è eleggibile anche se non conosce, quindi vuol dire che non conosce la legge Severino. È una regione in cui gli impresentabili non vengono cambiati a caso, ma per portare loro bacini di voto. Quindi ci sono delle variabili pazzesche e quindi non ti so prevedere il risultato. Io so che entreremo in un'altra. Se al governo all'opposizione lo decideranno. Grazie. Io ho già pubblicato, a parte che è un tema di competenza nuova, e poi ho già pubblicato il gruppo d'assessi Napoli, la nostra associazione. Perché? Perché c'è un allegato, qui abbiamo tratto delle proposte per la mobilità, dove si dice questo, ci hanno spiegato, quella è una bozza, cioè noi ne abbiamo visto tanto, alcune volte, non ci possiamo una vale. Il mio amico Gennaro, grandissimo. Ciao Valeria. L'attivista più attivo che c'è. Aspetta, mamma già tutta sera ce l'ha. Serena. Serena. Mimo, ci fai una foto a mia Gennaro? Siamo anche in registrazione. Sì, sì, sì. Aspetta. Cosa fai? La faccio io, vale? Vai. Ok. Ok, ne ho fatte tre, se ci sono riuscito. Grazie. Grazie a te, Valeria. Mi dispiace solo.